Lui abita in casa nostra e non vuole più lasciarla. Lo infastidiremo a tal punto da farlo scappare. Qui la pizza che ho ordinato. Ma sei insetta. Voglio stare polizia. Apposta, c'è un pacco per lei. Vuole trasformare me in Isabella, visto che è innamorato perso. Convincere il dottor Timothy a trovare un modo per far rimanere sia me che Isabella. Sei perfetto, bellissima, bellissima anzi. No. Sono una artista, come può vedere. Io sono la maestra Paola Sortuto. 8 per 15. 120. 308. 35.420. Il dottor Timothy è un genio. Buongiorno. E sono un'allenatrice. Date le punte. Fermo. Che stai facendo? È il momento di passare a qualcosa di più forte. È il momento di passare alla paura. Paura? Che cosa intendi, Eric? Non volevo assolutamente passare a questo. Non volevo assolutamente disturbare mio cugino. Tuo cugino? Mio cugino che vive in Transilvania. Chi? Mio cugino, Conte Ericula. Non ho capito, cosa vuoi farci con quel mantello da vampiro? Dominique, tu sei stata brava, ma non ha funzionato. Il dottor Timothy ha resistito a tutto. Adesso tocca a me con qualcosa di più estremo. Vorrei ricordarti che hai già provato con la storia della paura e non è andata molto bene. Più che paura è stato davvero comico, molto comico. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e io sono Dominique e chi siamo? Ne dillo, chi siamo? Ed insieme! Sogno un'estate con te, dove non prende mai c'è il ballo del vampiro, il ballo del Conte Ericula. Ok, lo ammetto, pensavamo che il nostro piano funzionasse prima. Sapete, stiamo cercando in tutti i modi di cacciare il dottor Timothy da casa nostra, visto che adesso vive lì. Abbiamo provato davvero di tutto, lo abbiamo infastidito nel peggiore dei modi. Ma niente, se ne sta lì, tranquillo. Forse ci si sta pure abituando. Ma non possiamo arrenderci, non possiamo, dopo tutta la fatica. Ci sarà un modo, ci sarà qualcosa che lo farà andare via. Ed è per questo che stavolta ci penserò io. Mi travestirò dal vampiro più temibile e terribile di tutti ed entrerò in casa sua. Ma stavolta non bussando, ma entrerò di nascosto con le chiavi. Entrerò in casa sua e mi farò trovare lì. E nel momento più opportuno io fucherò fuori facendogli paura. Lui probabilmente scapperà e io rimarrò lì con la nostra bella casa. Ma non preoccuparti, Dominique, farò entrare anche te una volta che uscirà lui. Così ci chiuderemo dentro e non usciremo mai più. Vivremo la nostra vita, la nostra eternità, sempre in casa nostra. E nessuno potrà più rubarci casa nostra. Calma. Nessuno. Calma. Mi sembra un piano un po' esagerato. Significa che non potremmo più uscire di casa. Io voglio tornare a casa mai mia. Mai più, in casa nostra abbiamo tutto quello che ci serve. No, Eric, io voglio uscire. Esiste il domicilio. Facciamo che magari potremmo cambiare la serratura. Non basta, dobbiamo cambiare anche le finestre. E le finestre? Dobbiamo mettere le grate. Dobbiamo passare alle maniere forti, Dominique. Ok, ho capito. Secondo voi questo piano potrebbe funzionare? Chi ci dice che il dottor Timothy abbia paura dei vampiri? Non mi fai paura. Funzionerà, lascia fare a me. E voi ragazzi lasciate un bellissimo like se pensate che prima o poi il nostro piano funzionerà e che quindi potremo tornare in casa. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessuna nostra avventura. Comunque vada, sono proprio curiosa di vedere che faccia farà il dottor Timothy. Ha una maschera, non una faccia, ha una maschera, quindi non possiamo vedere la sua faccia. Vabbè, è un modo di dire, nel senso voglio vedere come reagisce, no? Se riesco, gli tolgo pure la maschera, ecco. Prima che se ne va. Ti prego, Eric, non farti scoprire. Speriamo bene. Andiamo. Che cosa ti è successo, caro Conte Ericula? Non devo farmi riconoscere, quindi ho cambiato acconciatura. Wow. Strano come vampiro. Vado. Buona fortuna.
facciamo molta attenzione. Se in questa stanza non c'è, possono essere dall'altra parte della casa. Ma dove sarà? Forse in bagno, o forse è in camera da letto. Dobbiamo stare super attenti. Non deve vedermi prima del previsto. Shh, devo fare piano. A questo punto non resta che avvicinarmi piano piano e andare a controllare. Ma dov'è? Anche la cucina è libera. Andiamo da un'altra parte. Andiamo. Non c'è nessuno. Potrebbe essere in bagno. Guardate, la porta è chiusa. Non posso mica aprirla, però posso cercare di sentire. Non si sente niente. Vediamo se si vede qualcosa. Non si vede niente. E neanche in questa stanza c'è. Ma dov'è il dottor Timothy? Cosa sta facendo? La situazione comincia a essere strana. E non perché io sono così, perché il dottor Timothy non c'è. Che avete capito? Beh, di sicuro non si è alzato da molto. Ragazzi, sembra strano da dirlo, non è mai successo, ma forse il dottor Timothy non è in casa. Forse ha avvertito il pericolo, ha avvertito qualcosa di malvagio che si stava avvicinando ed è scappato via. Sì, ma dove è andato? Non abbiamo mai visto il dottor Timothy uscire. E se lui non c'è, io come faccio a fargli paura? Ero così perfetto, avevo preparato tutto. Non pensate che sia perfetto come vampiro? Ah, fatemelo sapere. Andrà bene comunque, ragazzi, perché mentre lui non c'è, io avrò il tempo per esercitarmi. Tu sai chi sono io? Sono un vampiro. E adesso io ti morderò e tu diventerai un vampiro proprio come me. Aspettate un momento, ma forse lui è già un vampiro. Guardate, ha un dente da vampiro. Complimenti, complimenti, bel dentino. Però non rubarmi la scena. Ma cosa sto facendo? Forse possiamo passare alla fase successiva. Visto che il dottor Timothy non c'è, adesso posso barricarmi in casa. Potrei chiudere la porta, le finestre, tutto e non farlo entrare mai più. Oh no, però prima dovrei chiamare Dominique. Non posso rimanere qui chiuso da solo. Perfetto, adesso chiamo Dominique e la faccio venire. Oh, il sole. Ok, è diminuito. È persino meglio dell'essere un vampiro come piano. C'è rumore. Ragazzi, ho sentito la porta. È entrato qualcuno e non penso che sia Dominique. Non l'avevo ancora chiamata. Penso proprio che sia il dottor Timothy. Che faccio? Che faccio? Ho paura, ragazzi, ho paura, non so che fare. Aspetta un attimo, Eric, ma tu sei un vampiro. Lui deve avere paura di te, non tu di lui. Ricordatelo, ricordatelo. Ok, controlliamo subito. Vediamo. Oh no, ragazzi, guardate. Lì in fondo, i guanti, è lui, è proprio lui, è sul divano. Coraggio, Eric, fatti coraggio. Sei il vampiro più forte e temibile di tutti i tempi. È il momento giusto, basta andare lì e poi fargli paura. Possiamo farcela, devo giusto fare la mia espressione più spaventosa. Proviamo. Mm.
Secondo voi qual è la più spaventosa? Vabbè, proviamone una a caso o tutte insieme, non lo so. Ma cosa starà facendo? Starà pensando? Starà ideando un piano spaventoso? Oh sì, ne è capace. E come se ne è capace. Vai Eric, io credo in te. Il conte Ricola è il miglior conte del mondo. Andiamo e speriamo bene. Shhh, in bocca al vampiro. Chi sei? Cosa? Come chi sono? Non mi riconosci? Non riconosci questo, il temibile mantello? Non lo riconosci? No. Come no? E questi? Guarda questi, cosa sono questi? Ti rispondo io, sono i denti temibili. E poi? Guarda i colori. Rosso come il sangue, bianco come... come la luna, perché noi usciamo quando c'è la luna, perché il sole ci fa paura. È nero, nero come le tenebre, del nostro cuore. Ma può mai essere che davvero tu non riconosci un esemplare che è veramente esemplare della nostra razza? Noi siamo famosi soprattutto in Transilvania. No. Ehi, ma qui io devo fare paura. E tu non hai paura, sai perché? Perché non sai che cosa sono. Perché se solo tu sapessi l'enorme potere di cui io dispongo, tu mi temeresti come mi tema tutto il mondo. E dai, ma non è possibile che non mi riconosci. Ti do qualche indizio, ok? Prova a pensarci, sicuramente ti verrà in mente. Dai, provaci. Guarda i miei denti. Vedi? Sono aguzzi. Sono proprio aguzzi. Guarda il mantello. Guarda cosa so fare con il mantello. E non sono un supereroe. Sono qualcuno di malvagio. Ho anche un castello molto alto e molto bello. Lo divido insieme a mio fratello. Cosa sto dicendo? Ok, non ho un castello, ma ho avuto un letto a castello. No, non ti conosco. Va bene, anche se non mi piace presentarmi, te lo dirò io. Che vergogna. Uno con tanto onore deve presentarsi davanti al cospetto di costumi. Allora, aspetta un attimo, preparo il mio ingresso in scena. Sii pronto e sii sorpreso. 1, 2, 3. Io sono il più grande vampiro del mondo. Sono il Conte Ricola. Conte Ricola. Ma come sei entrato qui? Ecco, noi vampiri di una certa classe abbiamo un superpotere. Riusciamo a trasformarci in pipistrelli. Ed è così che sono entrato. Tu hai lasciato una finestra aperta. Io ho approfittato con la mia caparbietà e sono acceduto qui dentro. Ma non è possibile. Oh, sì che è possibile. Ma non hai mai letto delle storie al riguardo? Ci sono tantissime storie che parlano di vampiri. Poi c'è una serie di film, poi c'è una serie di immagini, una serie di libri, una serie. E sai perché sono qui? Perché mi hanno mandato. E mi hanno mandato perché questa casa non ti vuole. Cosa? Vattene via subito!
Ti conviene scappare, o sarai tu ad avere paura. Ok, dottor, avevo giusto un impegno, mio caro. Sai, avevo un prelievo del sangue da fare, ecco. E quindi... Vattene via. Vado. Via. Vattene. Vai via. Scusa. Via, vattene via. Vattene via. E adesso questo da dove è entrato? Avrò lasciato la porta aperta.